Bentornati ad un altro video. Siamo giunti alla settimana più figa del nostro programma. Questa è la settimana di overreaching. Come sapete, noi col nostro programma standard andiamo a fare un certo volume. Se noi pensiamo a tutti gli altri sport, anche la corsa, il powerlifting, c'è sempre un periodo di programmazione standard e poi un programma di overreaching in cui fai più di quanto riesce ad adattarsi il suo corpo. Quindi stai obbligando il tuo corpo a fare di più per poi scaricare e fare una supercompensazione. E questo è proprio quello che andiamo a fare nel nostro overreaching week e a lungo termine questo dovrebbe procurare più crescita muscolare, quindi risultati più rapidi, giusto? Come fare? Ci sono tre cose importanti da fare nell'overreaching week. La prima è che, proprio come abbiamo detto, abbiamo un aumento di volume allenante, quindi se di solito facevamo, che ne so, 16 serie per il petto a settimana nelle prime tre settimane, nella quarta settimana andiamo ad aumentarle a fare 18, 20, 22 serie per il petto, quindi abbiamo una sorta di picco nel volume allenante per gruppo muscolare. Poi, seconda cosa, la prossimità al cedimento. In questa settimana ci possiamo spingere ancora più vicini al cedimento, se non proprio al cedimento sulle ultime serie di qualsiasi esercizio, anche quelli dei movimenti composti. Praticamente vogliamo spingere il nostro corpo a fare così tanto di più, andare oltre la soglia, perché tanto nella settimana dopo, che sarà lo scarico, il nostro corpo si può riposare e può supercompensare. Quindi va bene se noi andiamo un pochino più oltre quello che dovremmo fare solitamente. Fattore numero 3 importantissimo è includere, se vogliamo, delle tecniche di accumulo di agenti metabolici, accumulo di metabolites. E queste sono tutte le tecniche che vedete spesso, i partials, 21, drop set, superset. Questa è la settimana in cui possiamo includere tutte queste tecniche più avanzate di accumulo di metabolites per farci venire un pump assurdo, che comunque è direttamente correlato con la crescita muscolare, secondo il dottor Mike Israten. E oltre il pump ci divertiamo un sacco, è diciamo una settimana più divertente, più di volume allenante, dove ci sentiamo con un pump enorme e dove cresciamo ancora di più. Quindi se noi la includiamo nel nostro programma di allenamento è una cosa perfetta, ci divertiamo di più, abbiamo più gains, meglio di così. Alla fine di questa settimana sarete così rotti che però poi la settimana dopo fate uno scarico e poi quando passiamo la settimana dopo ne parliamo anche di quello. Quindi questo è il video informativo sulla settimana di overreaching, questi sono i tre fattori principali che vi lascio qua e andiamo in palestra, andiamo a divertirci. Come potete vedere in sovraimpressione sullo schermo, nella settimana di overreaching andiamo quindi ad accumulare più volume rispetto alla programmazione standard. Se nelle prime tre settimane vogliamo scegliere un volume medio su cui riusciamo a progredire e migliorare la performance, come ad esempio vedete nella colonna a sinistra per il petto 19 serie, deltoide anteriore 6 serie, tricipiti 14 serie, nella settimana di overreaching, quindi la colonna di destra, andiamo ad aumentare il volume, quindi 22 serie di petto, 6 di deltoide anteriore, 16 di tricipiti. Se prendiamo esattamente questa seduta, che è il day 1 push day power, e paragoniamo la settimana 4 alle prime 3, notiamo subito un aumento di volume sulla panca piana da 3 a 4 serie, un aumento di volume sul fly e push down unilaterale, anche qui da 3 a 4 serie, e per i lateral raise da 4 a 5 serie. Se volete imparare di più a riguardo, imparare a costruire il vostro programma di allenamento personalizzato da soli in base alla ricerca scientifica, trovate il link qui sotto alla mia guida scientifica Natural da 0 a 100. Oltre a questo aumento di volume possiamo includere opzionalmente anche delle tecniche di metabolites, tra cui 21s, partial reps, rest pause, drop set e superset. Vediamo subito un paio di esempi. Ok raga, ci siamo, passiamo alla parte live in palestra. Vi mostro la prima tecnica di accumulo di metabolites, che è partial reps, ok? Che nella guida c'è anche scritto una P. E praticamente possiamo farlo in due modi. Il primo modo, facciamo una ripetizione completa e poi mezza ripetizione. Quindi una ripetizione con full range of motion e un'altra con range of motion parziale. Oppure se ad esempio andate a scegliere il dumbbell lateral raise per fare le spalle, potete farne 5 nella porzione bassa con un carico più pesante, drop il carico un po' più leggero e fare full range of motion 5 o 10 ripetizioni. Non dovete farlo per forza, però è un modo per overload la parte che di solito è più forte del nostro movimento. Vi faccio vedere cosa intendo. Con i normali cable flies, questo è il full range of motion, giusto? Fate. E molto spesso la parte più forte, dove siamo più forti, è questa parte qua, giusto? Possiamo continuare all'infinito così, mentre qua diventa più difficile, quindi i parziali sarebbe così. Una full range of motion e una manteniamo la contrazione e manteniamo praticamente la tensione sul gruppo muscolare. Quindi una completa, una parziale. Una completa, una parziale, e continuate così e fate 15 ripetizioni partial, in stile partial reps. Vedrete che avrete un pump assurdo
e che riusciamo a overload e sovraccare di più la parte più forte del movimento, che con la programmazione standard non andiamo a fare. Ok raga, passiamo alla seconda tecnica di accumulo di metabolites. Questo si chiama 21 21. Alcuni di voi magari lo conoscono. Praticamente facciamo 21 ripetizioni e facciamo prima 7 ripetizioni nella parte alta del movimento, poi 7 ripetizioni nella parte bassa e poi 7 con full range of motion. Quindi è più o meno come i partial reps, però diciamo è un po' più una tecnica un pochino più diversa, e a me piace un sacco farlo soprattutto con gli arti, quindi con i tricipiti, push down oppure i bicipiti. Praticamente se facciamo il single arm tricep push down, facciamo 7 da qua in alto a metà, giusto? 1 2 3 4 5 6 7, e ovviamente andiamo a lavorare il muscolo in lengthened portion, e poi facciamo 7 in basso, 1, 2, 3, 4, e qua praticamente lavoriamo la parte proprio della contrazione, giusto? 7, sembra tutto facile, poi 7 full range, è qua che diventa tosto. Ok, combattete le rep. Ok, e fate così di qua e dall'altra parte. 21s, un'altra tecnica di accumulo di metabolites, pump assurdo, contrazione assurda, ve lo consiglio soprattutto sui tricipiti e sui bicipiti nella settimana di overreaching. Ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciateci un bel like e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo nuovo stile di video. Detto questo, settimana di overreaching importante, includerla per tutti noi nel proprio mesociclo di allenamento, così che obblighiamo il nostro corpo a fare un pochino di più, e con la settimana di scarico andiamo in super compensazione e quindi abbiamo una crescita muscolare un pochino più rapida. Quindi vi consiglio a tutti di includerlo se volete, oppure no, includete anche le tecniche di accumulo di metabolites, può essere un buon modo per divertirsi. Detto questo, vi ringrazio di cuore per la visualizzazione. Se volete imparare di più, la mia guida scientifica è qui sotto in descrizione. Vi insegna letteralmente come programmare tutto il vostro allenamento, dietro calcolatore macronutrienti, c'è anche accesso al gruppo Facebook, quindi vi aspetto lì. Se siete nuovi al canale, mi raccomando, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!